turno infrasettimanale al Palazzetto dello Sport di Aviano con la nuova Contec che ospitava il Sokol. Prova subito a correre la squadra ospite in contropiede con Semez, ma arriva la risposta immediata della squadra di Starnoni con la tripla di Severino, numero 5 scatenato. Trova subito un altro canestro pesante, Aviano che gioca benissimo, grandissima circolazione di palla, assist di Pivetta per Luca Biel. Dicevamo, Aviano gioca benissimo, ma sarà il Sokol a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio grazie alla tripla di Gallocchio e a questo jumper di Semez proprio sulla sirena, 21-20 al termine del primo quarto in favore della squadra di Vatovez. Sterle in post basso sfrutta tutti i suoi centimetri per segnare in testa Luca Biel, ma dall'altra parte Pivetta trova altri due punti nella sua partita. Scarico di Crestan per la tripla di Maki Bomben che fa esplodere il palazzetto di Aviano. Biel per Severino, due punti nel pitturato per il numero 5. Aviano sembra tenere testa una squadra di altissimo livello come il Sokol, ma Sokol troverà un allungo davvero importante sul finire del secondo quarto. Tripla di Babic, tripla anche per Gallocchio, Gallocchio fino in fondo a trovare il canestro del più 7, 47-40 al termine dei primi due quarti in favore della squadra ospite. Prova allora a rientrare nel match Aviano con la tripla di Bomben su assist di Luca Biel, ma Gallocchio è davvero in serata di grazia, trova un altro canestro pesante da 8 metri dal palleggio. Bomben dentro per Biel, terzo quarto davvero equilibrato tra le due squadre fino in fondo. Slavez, grande penetrazione del numero 33, ancora Semez contro Fabio Pivetta, trova i due punti, terzo quarto che viene chiuso da un altro canestro di Fabio Pivetta che si gira in aria, trova i due punti, punteggio 50 Aviano 58 Sokol. Gallocchio si arresta da due punti, gran canestro per il numero 13 qui contro Crestan, step back, si alza da tre punti, tripla per Gallocchio, che partita per lui, chiuderà quota 24. Allora Aviano prova a trovare un'ultima reazione con Severino, 4 punti in fila per il numero 5. Aviano prova a rientrare in partita, 2 punti anche per Pivetta su assist di Maki Bomben, costringe Vatovez al timeout sul meno 6, ma il Sokol riuscirà a chiudere il match con i 2 punti di Kojanec su assist di Sterle e con la tripla dell'esperienza del veterano Stefano Babic. Sokol trova una vittoria davvero meritata con il punteggio di 72-61, 20 punti per Severino, 24 per Gallocchio.